Ciao amici, bentornati a Orgoglio Granata del venerdì, puntata particolare, speciale. Domani il Toro compie 116 anni, ma l'attualità del Toro è molto interessante, incessante, scaletta davvero piena, quindi comincio a salutare subito al mio fianco la bellissima Lucrezia Maritano. Grazie Lucrezia, sei con noi. Ciao Ale, buonasera a tutti, ben ritrovati. Io do subito il numero per interagire con noi, potete inviarci dei messaggi WhatsApp al 392 022 80 20 e vado a presentare subito i nostri ospiti, partendo dalla leggenda granata Natalino Fossati. Buonasera, ben ritrovati tutti, ciao Alessandro. Vicino a Natalino abbiamo il giornalista di One Football, Renato Tubere. Ciao amiche e amici granata e buon compleanno al Toro. Poi vado a presentare l'avvocato Daniele De Bellis. Buonasera, ciao a tutti. E lo scrittore storico granata Luigi Bonomi. Saluto a tutti. E abbiamo anche collegato con noi Domenico Beccaio, presidente del Museo del Toro. Ciao Domenico, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti. Ciao Domenico. Da te enunciamo al pubblico i temi della puntata. Assolutamente, questa sera parleremo di diversi temi e le domande principali sono: i guai della Juve rivalutano il risparmioso Cairo? Juve esclusa dalle coppe, al Toro basta all'ottavo posto. Il mercato del Toro, chi parte e chi arriva? Quattro amichevoli a dicembre, domani il Toro compie 116 anni e Pecci è stato premiato. Sarà premiato domani al Museo del Toro, Domenico, allora ovviamente la Ofe del museo, e allora ti chiedo, ecco la locandina bellissima, perché avete scelto Pecci e come si svolgerà la giornata di domani? Farò un piccolo passo indietro. Domani il Toro compie 99 anni di vita e 17 anni di cuore, perché probabilmente abbiamo rotto qualche specchio o qualcosa del genere, e ahimè 17 anni di guai li stiamo scontando. Domani al museo abbiamo una serata interessantissima, perché prima c'è la cerimonia della Hall of Fame in cui introduciamo Cesare Salvadori, presidente della Fondazione Tiradentes, nella sessione dirigenti, e poi Eraldo Pecci nella sessione centrocampisti, che non ha bisogno di presentazioni, campione d'Italia 75-76, persona squisita, divertentissimo, con cui fa sempre piacere trascorrere del tempo. A seguire c'è l'inaugurazione della mostra dedicata a Eraldo Pecci, Il Toro non può perdere, che è anche il titolo del suo primo libro dedicato completamente alla sua carriera nel Torino, e dopodiché facciamo la cena natalizia del museo con i soci e gli ospiti. Ecco, però Domenico, quindi l'appuntamento, tu hai detto domani sera, in realtà domani pomeriggio 16:30, domani pomeriggio 16:30, perché siccome il programma è molto intenso iniziamo già nel pomeriggio. Allora posso dire, invitiamo i tifosi che vogliono andare a mettere i cazzi, la capienza magari è un po' limitata, chi non potesse andare domani, tanto noi ci saremo. Come fino al 12 di febbraio. Esatto, il 12 di febbraio, quindi domani, quindi faremo un ampio reportage, una collegata del lunedì della serata. Certo. Della giornata e poi della serata. Magari una di spessere vengo a trovarvi lì. Molto volentieri. Io ti chiedo, siccome Domenico sei ovviamente anche memoria storica granata, presidente della Sociedad Memoria Granata, per i 116 anni abbiamo fatto una formazione con, diciamo, cercando di fare la formazione un 3-5-2. Magari Lucrezia ci aiuta, allora te la leggiamo, sì. tu ci dici dove sei d'accordo, dove no. Allora, formazione dal 1906 al 2022. Castellini tra sì. I pali, Ceres, il Cravero e Bruno, Meroni, Giulio. Aspetta, già il piano che deve... Sì. Difesa 3. Difesa 3 con Ceres, il Cravero e Bruno. Pasquale e Bruno, questa sì. È la difesa. Centrocampo a 5. Sì, con Meroni, Junior, Mazzola, Ferrini e Fossati. Quindi Meroni e Fossati esterni, Junior, Mazzola, Ferrini a centrocampo. L'attacco facile? Pulici e Graziani. L'allenatore Emiliano Mondoni con il presidente Novo. Quindi ho messo poco grande Torino e ho cercato di limitare anche quelli dello scudetto. Cosa ne pensi? Avevo il dubbio, Luca, diciamo che è un'impresa improba, perché sintetizzare in 11 giocatori un allenatore e un presidente 116 anni di storia non è facile, ma direi che è una cosa abbastanza equilibrata sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista storico, considerando appunto lo spazio-tempo in cui si svolgono questi hanno svolto la loro carriera questi
questi giocatori, 116 anni, insomma non sono pochi. Direi che avete fatto un ottimo lavoro. Concordo. Ecco, Nerubia Meoni, Claudio Sala ovviamente sulla destra, Natalino ovviamente abbiamo messo, un po' conteso con Virgilio Maoso, ma alla fine abbiamo scelto Natalino per la lunga militanza. Centrocampo facile. Scusa? Ero la riserva di Maroso. No, Natalino dice che aveva messo Maroso. Sono modesto. Ma come dite? Lo sapevo. Mondonico ha vinto su Radice. Perché... Avete fatto un buon lavoro. Sì. Allora, Mondonico ha vinto su Radice perché ha fatto anche la finale UEFA e ha vinto la Coppa Italia. Radice, sì, molto campionato. Posso che lascia un pochettino interdetto il presidente. Avete messo nuovo, non avete messo Caio. No, il dubbio era con Pianelli, ma il presidente degli ultimi 17 anni. Ti vedo in forma stasera. Allora ti faccio una domanda che poi faremo anche ai telespettatori. Ma i guai della Juve, no? I guai del bilancio, un po' riabilitano la figura di Caio ai tifosi un po' scettici, perché comunque Caio è specialista, ha scritto il bilancio del giorno è postissimo, insomma, vedendo i guai casa Juve possiamo almeno sbeffeggiare i juventini in questo periodo. Beh, uno può decidere se morire in un incidente in maniera eclatante oppure se morire di fame. Noi stiamo morendo di fame. Ti vedo bello, Caio. Ecco, allora, non è stato possibile, noi ci speravamo anche domani che ci potesse essere allenamento a porta aperta a Filadelfia, invece non è possibile per motivi tecnici, no? Diciamo. Certo, ma noi li aspettiamo presto spalancato. Ok, non c'è la civilità, quindi non è colpa del Torino. Gaia, allora, domani alle 4:30 al museo del Toro. Grazie Domenico Beccaria. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille. Ciao. Allora, torniamo iniziamo i nostri ospiti che non abbiamo ancora coinvolti del tutto le domande, vediamo ancora i temi. Ti chiedo, magari inizio da Renato Tubelli, che è grande esperto di calcio internazionale. Dimmi tutto. L'UEFA già non ha rapporti eccezionali con la Juve, dopo il pasticciaccio della Juve, io penso che la Juve in Italia possa ancora cavarsela, però rischia seriamente l'esclusione dalle coppe. Allora, nei temi abbiamo messo, la Juve potrebbe essere esclusa dalle coppe e allora altro basterebbe l'ottavo posto. Esattamente. Per andare in Conference League. Questo potrebbe essere veramente una. Diamo una classifica così di Natale. Quindi mi pare plausibile Juve esclusa dalle coppe. È assolutamente plausibile, secondo me. Certo, da queste prime avvisaglie sembra che l'UEFA sia abbastanza decisa a portare avanti questa storia del fair play finanziario. D'altra parte, i reati di cui si parla, adesso in questo momento non possiamo dire se siano veri o se saranno dimostrati o non saranno dimostrati, ma certo che c'è tutta questa serie di intercettazioni che inchiodano abbastanza protagonisti. E quindi basta scavalcare l'Udinese ad oggi? In questo momento stavo sì, proprio per guardando quello. No? Guardandosi sì. Le spalle, secondo me, dalla Fiorentina, che è partita piuttosto male, però la Fiorentina... Attenzione, perché potrebbe avere qualcosina in più. Allora, se l'evento fosse punita all'UEFA con l'esclusione dalle coppe, è una cosa molto plausibile ad oggi. Allora, Napoli, Milan, Lazio, Inter in Champions League, Atalanta e Roma in Europa League, l'Udinese in Conference, e quindi il Torino potrebbe inseguire l'Udinese. Almeno c'è un obiettivo da inseguire in questo campionato, no Natalino? Per me sì. Poi ti dico che io adesso non è che ce l'ho con assolutamente no, perché hanno sempre fatto grandi campionati. L'Atalanta non la vedo bene quest'anno, sì. Cioè la vedo un po' zoppicare, c'è qualche problema magari di formazione, non lo so, è una cosa loro. Quindi quella può essere anche una squadra che può essere risucchiata. Naturalmente io spero che risucchiare l'Atalanta vuol dire andare avanti il Toro. Allora, mettiamo il numero, ovviamente ricordiamo i due sondaggi a cui coinvolgiamo i tifosi. Allora, il tema è ovviamente, i temi sono principalmente la formazione dei 116 anni, se siete d'accordo, no? Sì, assolutamente, se volete ipotizzare certo. Voi una formazione. Chi avreste messo e chi tolto, poi magari vediamo. Sì. E il fatto se appunto questa situazione della Juventus, con questi un po' pasticci, quantomeno pasticci sul bilancio, rivalutano un po' la figura di Caio, che magari ha una tendenza un po' al risparmio, ma il bilancio del Toro è sanissimo. Cosa ne pensi, Luigi Bonomi? Beh, io non ho nessuna fiducia nel potere sanzionatorio dell'UEFA.
nel senso che in situazioni anche analoghe il Manchester City se l'è passata tranquillamente. Già hai toccato una squadra che non devi toccare. Paris Saint-Germain pure. L'unico che era stato sanzionato. Non mi toccare il Manchester City. No, era stato lo Spezia, l'unico che era stato penalizzato. Onestamente, anche quello sembra essere andato adesso. Il Torino, quando noi andiamo a Parigi nel 19, andò a scapito del Milan. Che fu multato. Patteggiò il Milan un anno di esclusione, insomma. Io guarderei non tanto in casa d'altri, ma in casa nostra, pensando che il Torino dovrà dare continuità a quelli che sono i risultati attuali, chiaramente fino alla prima della sosta, tenendo conto che abbiamo 3 punti in più rispetto all'anno scorso, ma che gennaio vedrà un mercato dove Lukic potrebbe partire, ci manca ancora una punta di riferimento a parte Pellegrini, e di conseguenza dovremmo innanzitutto assestare la nostra squadra per poter poi ambire alla miglior posizione possibile, che dovrebbe essere comunque davanti all'Udinese. Ecco, pensiamo però a Lucchezza, no? Il Torino arriva ottavo, la Juve va davanti, la Juve le sue coppe, il Torino va in confine al posto della Juve, possiamo fare tutta l'estate mamma e ora in confine della Juve, no? Tu già quest'estate volevi fare qualcosa e quest'anno sì. Sarebbe il diritto perfetto, no? Esatto, sì, per tutte le situazioni Bremer e non altro. Poi ha parlato a Caio, ha parlato anche del tema seconda squadra, che tra poco poi lo sentiremo. Anzi, vediamo già quell'immagine di Caio sui social, oggi è stato grande protagonista, no? Molto simpatico, e ho visto commenti solo positivi. Caio, ecco, si è scattato questo. Esatto, è autentico, scritto, profilo ufficiale. Sì, è anche scritto che sono 30 giorni che non mangia un dolce, ma questo blazer gli va in modo perfetto. Lei del 1989, no? Sì, quindi. Sì. Tu hai un blazer così, Natalino? No, comunque elegantissimo. Dimagrito, dai, dimagrito. È dimagrito. Io avevo un blazer così. Però si è messo alla giacca quella lì che lo assottiglia ancora di più. Quel blazer dell'89 è riuscito a indossarlo, esatto. Come insomma. Bisogna così vedere poi con l'avvicinarsi del Natale come reagirà. Esatto, perché poi viene agli eventi anche delle sue aziende. Quindi. Però Luigi, no? Lo vedo motivato, presidente, insomma, Luca. Beh sì, il presidente è motivato. Quello che bisognerà vedere è cosa intende fare. Se davvero vuole andare poi a fare la Conference League, dovrà poi potenziare la squadra. Sta parlando di Caio, ma parliamo anche del fondatore del Toro, Alfredo Dick, domani 116 anni, e Luigi fa una grande interpretazione, interpreterà Dick, il fondatore del Toro, Luigi. Dopo lo vediamo, poi sentiremo un'intervista a Pecci, visto domani è il giorno di Pecci premiato al museo. C'è il punto di Sandro Mugliai, vediamo il calendario di dicembre e di gennaio e ovviamente parliamo con la segna stampa, la situazione a Filadelfia, insomma una scaletta davvero piena. Dobbiamo fare per adesso una prima pausa. Sì, ci fermiamo per pochissimi minuti, ma restate con noi. Ben ritrovati amici Granata, seconda parte di Orgoglio Granata del venerdì. Venerdì speciale, domani il Toro compie 116 anni, come evento principale ovviamente la premiazione di Pecci di Cesare Salvadori, l'ex presidente della Filadelfia, al Museo del Toro domani alle 16.30. Allora, il tema dominante era se la crisi della Juve, la crisi societaria della Juve, in qualche modo riabilita la figura di Caio. Caio che abbiamo visto oggi dimagrito nel blazer del 1989. Allora ci collega con Roberto Cavallo, che notoriamente è un grandissimo nostro ospite fisso, il sostenitore della gestione Caio. Bene, in effetti, se pensiamo a cosa combina la Juve, oggi insomma i tifosi del Toro possono essere orgogliosi della gestione un po' risparmiosa di Caio. Ciao Roberto. Eccomi, buonasera. Ciao. Buonasera Alessandro. Ciao Alberto. Forte e chiaro, ci sentiamo. Buonasera a tutti e grazie. Allora, io avrei una teoria riguardo a quello che tu stavi dicendo. Ora, sapete molto bene che io sostengo che Caio sia un buon presidente e i fatti degli ultimi giorni, a mio modesto avviso, lo dimostrano chiaramente. Io ho una teoria su quello che è accaduto. Io penso che quello che è accaduto, e non solo questa volta, ma quello che è accaduto
con Calciopoli, quello che è accaduto con l'esame di Suarez, quello che è accaduto con la vicenda del doping, quello che è accaduto tante volte, è tutto il frutto di una scritta che c'è, credo, in uno spogliatoio dalle parti di Venaria. E questa scritta recita: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Ora, anche volendo sorvolare sulla vergognosa frase, sull'antisportività assoluta, certo, di una frase del genere, dobbiamo però considerare il fatto che da una frase del genere scaturisce poi una serie di comportamenti, perché i comportamenti che scaturiscono da una frase così sono il fatto che vincere a tutti i costi, costi quel che costi, e in qualunque modo è l'unica cosa, certo, che conta. E questo è la filosofia di questa squadra che porta poi a questi fatti. È il fatto che se uno è convinto che l'unica cosa che conta è vincere, in tutti i modi cercherà di farlo, quelli legali e anche quelli meno legali. E questo è il motivo per cui si trovano in questa situazione oggi, ma si sono già trovati molte volte in passato, insomma. È la filosofia che porta poi a questo genere di cose. Certo. Noi questa filosofia invece non ce l'abbiamo, perché per noi è importante dare tutto quello che si ha, è importante dare tutto se stessi, è importante impegnarsi fino alla fine, allo stremo delle forze, vada come vada, perché non è importante, non è l'unica cosa che conta vincere. Certo, se io vinco sono molto più contento, però non è quella la cosa che conta. Cairo, secondo il mio modesto punto di vista, molti lo sbeffeggiano, no? Dicono: ah, lo scudetto del bilancio, sai chi se ne frega dello scudetto del bilancio. A me interessa personalmente dello scudetto del bilancio, perché so che queste figuracce terrificanti Cairo non me le farà mai fare. E poi se riesco anche a vincere qualcosa, tanto meglio, ma altrimenti io sono contento, perché noi siamo onesti, siamo puliti, abbiamo una addirittura morale che altre società non per noi se la sognano, e possiamo andare in giro a testa alta senza la guardia di finanza che ci entra in casa a rubistare le cartacce. Allora Berti, questa è la teoria dei tifosi. Filo Cairo, c'è un'ampia c'è un'ampia diversità dall'altra fazione, diciamo, quelli comunque non perdonano a Cairo questo eccesso di risparmio, quindi diciamo c'è chi è contento, c'è cioè, Domenico Beccaria poi invece contestava, dice, cioè, c'è chi poi finisce un presidente alla Borsano, no? Vado dal Daniele Belli, Borsano, che senza soldi, comunque riempiendosi i debiti e evadendo il fisco, però potrà al torno finale UEFA, insomma. Volendo essere un pacificatore, avere una posizione, certo, tra virgolette intermedia, possiamo dire che secondo me Cairo deve riabilitare. Non tanto il riabilitarsi non significa tanto guardare quello che stanno facendo in casa d'altri, piuttosto deve riabilitare un passato o delle promesse non mantenute. Ecco, il problema di Cairo è proprio questo, che è arrivato con delle promesse o delle aspettative che per un motivo o per l'altro, contestabile o meno, non ha mantenuto. Quindi chiaramente la nostra speranza è che adesso, come dicevo prima, si dia continuità con un progetto vero da qua a pochissimi anni per portare il Torino in Europa. Quindi questo è il mio pensiero. Natalia, cosa ne pensi? Allora, c'è chi dice meglio Cairo risparmioso, no, è meglio... però magari piuttosto come ha fatto Tanzi, no, al Parma, fai debiti, però almeno vince, che i trofei rimangono, insomma, poi c'è anche le vie di mezzo, tu dove stai? Ma cerca sempre di non fare il passo più lungo della gamba, e quindi e tenere i conti anche abbastanza, che non è facile, perché poi, insomma, c'è sempre un discorso di calciatori, devi comprare importanti, quindi diventa difficile anche poter mantenere, certo, un livello come del resto il Torino. Che cosa gli puoi dire? Il Torino ora, da quando c'è lui, insomma, retrocessi... sta stabilmente 16 anni, non ho fatturato, appunto, non ho posto, insomma. Cosa gli vuoi dire? Sì, per carità, magari non sarà simpatico. Mettiamo il numero, per chi volesse mandarci messaggi. Può essere anche che non è simpatico anche. No, ma lui in realtà è simpatico, cioè ha modo di fare, e che è empatia, hai visto la foto di oggi. Questa, quello sicuramente sì. Questa sua cautela, no? La dimostra soprattutto la gestione del Torino. Un po' meno forse la gestione della testata giornalistica che ha. Cioè, diciamo, da editore è un po' più coraggioso. Da editore, diciamo, si è lanciato anche in scalate anche importanti, pericolose, certo, quindi questo che non mi spiego. Ecco.
poi sentiamo un po' anche l'opinione dei tifosi, vediamo, ci sono le fazioni, un po' come Alberto Cavallo che apprezza moltissimo questa gestione risparmiosa ma attenta al bilancio, c'è chi magari vorrebbe che qualche volta magari si facesse un po' il passo più lungo per ottenere qualche risultato. Ma va detto che qualche volta il passo più lungo ha provato a farlo, acquisto di Verdi, l'acquisto di Zaza, più che altro che sono stati degli acquisti che sono risultati sbagliati. Ecco, probabilmente dovrebbe circondarsi di personaggi tecnicamente più preparati per poter comunque individuare quelle che sono delle potenzialità. Verdi lo volle Mazzari, Zaza lo volle però. Sì. E Nato, cosa pensi allora? Ci troviamo un equilibrio? Io vedo forse un punto che potrebbe essere stato, speriamo, ci auguriamo in senso positivo, e sicuramente Roberto Cavallo mi darà ragione, di svolta da questo punto di vista, quindi la ricerca di un progetto. A me personalmente continua a non piacere Davide Vagnati, però il fatto che Cairo lo abbia confermato e stia lavorando per cercare di convincere Juric a prolungare ancora di un anno il suo contratto, mi fa intravedere un presidente che finalmente si sta mettendo alle spalle questo periodo di grande provvisorietà, di grande transitorietà, dovuto all'essersi lasciato male col precedente direttore sportivo Petrachi, che gli ha lasciato un sacco di spese, aver avuto allenatori che non hanno sicuramente inciso, non hanno avvicinato il popolo del Toro, che è molto sanguigno e vuole anche vedere giocare bene al calcio, almeno quei pochi che ancora vanno allo stadio, dovrebbero essere molti di più i tifosi del Toro che vanno allo stadio. Diamo il numero, diamo il numero. E questo dovrebbe essere un buon segnale. E adesso però bisogna date messaggio a questo numero con la formazione del vostro mercato, in questo mercato arrivino questi due puoi parlare del mercato di oggi. Allora oggi ho parlato Caio, sentiamo cosa Torchezza, poi sentiamo il commento di Caio. Due temi importanti ha toccato Caio nelle dichiarazioni questi di oggi. Ha parlato in occasione dell'incontro dell'agenzia Ital Press a Milano e diciamo ha raccontato qualcosa su Davide Vagnati, che è stato in Qatar. Ha detto che è stata una settimana, ha visto una quindicina di partite e lui sta aspettando una relazione da parte di Davide Vagnati per vedere se ci sono dei talenti possibili da aggregare alla formazione di Mister Juric. E poi ha parlato anche del discorso seconde squadre che avevamo attenzione, la seconda squadra, famoso Toro B che gioca in Serie C, un po' come la Juve, la Juve B che gioca in Cesa. Esatto, e ha detto è una bella idea le seconde squadre, dobbiamo cercare di lavorarci perché potrebbe essere una buona soluzione. Io ci avevo già pensato 4 anni fa, ma allora i miei collaboratori me lo sconsigliarono, però io ci voglio ripensare. Allora potrebbe essere Bava ad averlo sconsigliato? Più che altro potrebbe esserci l'Alessandria come seconda squadra del Torino, no, visto che ma parliamo del Torino. Bava mi è sempre sembrato propositivo, quindi non credo. Bava tra l'altro sponsorizzava anche la prima squadra del chiedo poi a Bava, ma in effetti sicuramente Bava la voleva. Però ecco il problema, facendo la battuta non troppo, già c'è una difficoltà per la prima squadra, per il stagione degli impianti, se fai la squadra B, dove la fai giocare, dove la fai allenare? Roberto Cavallo. Ma guarda, questo non lo so, sono questioni logistiche che lascio volentieri a Cairo e al suo staff. Io riguardo a quello che sentivo prima e che in gran parte condivido dalle persone che sono in studio, ricordo solo che per 3 giocatori, che sono Zaza, Niang e Verdi, Cairo ha speso 60 milioni, quindi dobbiamo metterci d'accordo. No, scusa solo una cosa, però Niang l'ha rifilato la Ren allo stesso prezzo, quindi Niang alla fine ha trovato il pollo che ci è cascato, che ti avevi dato i 15 milioni che avevi speso. Allora però delle due l'una. Per i contestatori di Cairo, voglio dire, perché per me non è corretto né l'una né l'altra dell'interpretazione, però delle due l'una, allora Cairo non spende oppure Cairo spende male, però che si mettano d'accordo e poi dopo discutiamo su questa base qua. Sì. Non si può dire che Cairo non spende, non credo proprio che si possa dire, e c'è gente che dice contemporaneamente che Cairo non spende e che quando spende spende male. Il problema è che i soldi giustamente non sono loro. Allora, secondo me Cairo spende, sono d'accordo con chi ha detto che si intravede il progetto con Vagnati e io mi auguro che questo progetto insieme a Vagnati possa continuare anche con Juric, me lo auguro fortissimamente. Certo. Io credo che il presidente Cairo sia stato criminalizzato nel corso di questi anni in maniera veramente imbarazzante da parte di chi lo contesta.
senza probabilmente sapere esattamente le cose e senza probabilmente essere in grado di gestire neanche i conti di casa propria. Certo. Mentre Caio ha dimostrato che questa cosa poteva fare molto bene. Parliamo invece, un'altra cosa però non mi piace tanto, cioè il discorso che Vagnati va in Qatar, tutte le nazioni aspettano Vagnati che compri il giocatore, cioè ovviamente il calcio, il mondiale è un evento mondiale, poi aspetta Caio che Vagnati gli dica, è un po' tardi, cioè non si può fare spesa al mondiale, è nato, bisogna andare prima. Cioè pensiamo a Mabata, l'ha preso la scorsa estate in un gioco in Argentina. Ma anche per comunque quello che si vede nell'ambito di un torneo è troppo relativo, quindi un giocatore va scelto sulla base di una visione molto più a largo spettro. Anche perché poi il mondiale è ingannevole, perché tu nel 90 quando hai vinto Toschi Laci pensavi di avere attaccante per 10 anni, poi Toschi Laci ha fatto poco. Quello che mi lascia un po' sfiduciato è che questo progetto con Vagnati si è partiti prendendo Bagheye. È stato il primo acquisto. Ma ieri andava per giocare nel Toro B, al Serie C, no? Sì, ma quello ma è stato a lungo l'unico acquisto durante il mercato. Sì. Del nuovo ma c'è anche scusi, però diciamo che andiamo nel Toro B oggi. Il problema, mi chiedevi del fatto, il problema dei mondiali non è tanto questo, il problema è che una società deve avere però a disposizione posti per prendere questi eventuali stranieri in più. Come abbiamo detto alcune puntate fa, il Torino non ha tutte queste disponibilità di prendere giocatori. Ma poi livello scouting non deve aspettare il mondiale, non ha posti a disposizione in rosa per giocatori che non siano extracomunitari. Dove giocherebbe il Toro B? Dove si allena soprattutto? A Vinovo. Bocca Gatta? No, sempre il Bocca Gatta va. No, il Philadelphia ha due campi, eh? Ma già non può giocare a Primavera, ci manca il cartone. Ma no, bisogna fare della bisogna fare la Baldo e far giocare. Grazie anche all'opera di Beccaria di tutti quelli che orbitano attorno alla fondazione Philadelphia, si arriverà a liberare finalmente questa speriamo. Natalino, il Toro B ti piace? Il Toro B sarebbe una squadra, diciamo, che farebbe la Serie C in modo da poter lì fare le ossa magari a qualche stadio in eccedenza. Cioè oggi io vedrei in quella squadra il Can, vedrei in quella squadra Bagheye, vedrei comunque li vedresti in Serie Gemello, C Gemello, esatto, li vedresti in Serie C. Ho capito, cioè questo è, una volta facevano quello, andavano a pescare i giocatori. Io starei attento per tanti motivi. Non però è la che... FIGC vuole incentivare, quindi adesso magari non è conveniente. A meno che non portano dei giocatori della primavera che vanno a fare la Serie C. Ma Natalino è esattamente questo, perché adesso col Torino si arriva alla primavera, mentre una volta c'era la prospettiva di andare in prima squadra, essere comunque piazzato in Serie B e Serie C, adesso vengono svincolati questi calciatori. Magari qualcuno della SPAL lo mandi lì, cioè... No, magari vinciamo un derby dei Serie C. No, comunque io personalmente sarei molto... Ma che cazzo c'è la Gioca. Guarda che ci stanno scrivendo, come seconda squadra o meglio squadra satellite c'è il Novara che giusto in questo momento ha portato a un buon livello lo stadio e il centro sportivo Novarello, così il Torino potrebbe far crescere qui i suoi giovani. Allora, tra l'altro la prima squadra del Novara adesso sarà allenata da Signori. Non puoi dirlo perché per prima, facciamo il 15. Non si può. Dobbiamo fare il 15, lanciamo il 15. Lanciamo il 15. Hai anticipato? Esatto, offerto dal nostro sponsor 958 Santero Mix. Stanco dell'arancio? Passa al rosso. 958 Santero Mix, l'aperitivo alternativo. Hai fatto bene a dirlo, l'aveva fatto visto, avete fatto sempre io. Del Nova ci fa molto piacere, stato un po' mandato via quest'estate dal tuo settore giovanile, insomma, fatto bene a dirlo, l'importante è che la scaletta... Puoi vederla, tra l'altro Alessandro vorrei aggiungere, chiamato comunque per il settore giovanile per la primavera da Fabbrini, con cui ho avuto anche l'onore di giocare, di conseguenza c'è molto granata in questo Novara, ecco. Ma va. Abbiamo ancora Non sono d'accordo. Allora ti piace però Alberto il Toro B, cioè scusa. Alberto Cavallo, Toro B, ti ho un'idea che ti piacerebbe? La seconda squadra del Toro, no, di cui ha parlato Caio, sembra che la FIGC voglia incentivare le squadre a fare la seconda squadra. Caio sembra propenso a farlo, poi vediamo dopo anche la segna stampa, la commentiamo dopo. Cosa ne pensi? Ma io penso che in Italia
questi esperimenti delle seconde squadre che finora non ha fatto nessuno tranne la squadra di Venaria, sia destinata all'insuccesso. Io vedo che adesso il Monza si sta pensando, credo che sia un dispendio di energie fondamentalmente più che la creazione di una cucina di talenti. Io temo che possa essere un dispendio di energia. Funziona in Spagna, funziona per le grandissime società, funziona per le società con tanti soldi, non per niente il Monza si sta pensando anche lui, però francamente certo che dovessi vedere in Serie C il Torino New Generation, farei il tipo sfegatato per il Torino GN. Però francamente mi lascia perplesso questa cosa, la trovo un dispendio di energie che in questo momento io credo che... Sì, poi andrebbe bene per le società con giocatori del super, il Torino è appena contato per la prima squadra, portarle a... Per esempio, esatto, sì, per esempio, io temo che sarebbe una scelta azzardata, io non... Va bene. Sono molto perplesso. Beh, noi ti salutiamo momentaneamente, sentiamo dopo le 10, ci sentiamo dopo e grazie per il tuo intervento, ci richiamiamo poi dopo ancora. Un saluto a tutti, a dopo, grazie. Ciao. Allora, vediamo la segna stampa, titoli importanti, oggi vediamo i giornali come hanno commentato la giornata ganata. Beh, poi Lucchezza. Allora, ecco qua, penso a un Toro 2. Questo è il credito io, mi sembra. Sì, quindi... Il presidente Cairo aspetta una relazione sui mondiali da Davide Vagnati, ma il futuro non è soltanto mercato. La seconda squadra è una bella idea e voglio ripensarci. Ecco, poi la prima pagina. Poi, missione in Qatar per Juric. Cairo apre il mercato Vagnati al mondiale per scovare dei talenti. Il presidente del Toro si dice disposto a investire anche per convincere il tecnico a prolungare. Davide è appena tornato, ora la sua relazione e poi ci muoveremo. Allora, tempi lentissimi, nel senso che tu, cioè, Vagnati non dovrebbe andare via dal Qatar se deve giocare senza il contratto, cioè... Andare a vederli, aspettare che tutte le altre società si muovano, venire a Torino, fare la reazione, davvero ok, andarlo a prendere, il giocatore l'abbiamo già perso, no? A meno che non poi un giapponese, un coreano, vabbè, si spera che in questa settimana lui non sia solo andato a vedere delle partite, abbia preso dei contatti con qualche procuratore, abbia iniziato a così a... Sì, però non, non devi aspettare il mondiale, cioè il mondiale... A parlare a diretti interessati della possibilità di venire a giocare nel Toro, non credo che sia andato solo a vedere delle partite, perché se per quello ci sono almeno un migliaio di società di calcio professionistiche di tutto il mondo che hanno mandato qualcuno in Qatar a vedere, cioè ci si muove con un certo anticipo. Voglio sperare che Vagnati stia cominciando a imparare come si fa il direttore sportivo. E quindi non si è andato lì. Vabbè, per una specie di gita. No, però non è andando, cioè negli anni 80 andava ancora bene. Cioè, una relazione adesso vuol nel dire, 2020, una relazione. 22 deve già avere i nomi, non è che il presidente Cairo pretende una relazione da Vagnati. Beh, io mi auguro che Vagnati gli faccia una relazione con minimo 3, 4, no, 5 non è, giocatori. Ci vuole un capo scout. Non può essere così, deve essere messaggio, presidente, abbiamo questo, cosa so? Lo prendiamo? Sì, no. Non arriva, ho capito, lo prendiamo sì o no, ma bisogna che anche Vagnati abbia iniziato a prendere dei contatti, certo, abbia iniziato a fare qualcosa, che non basta una cifra, altrimenti poi questi mangiano la foglia, tu gli fai l'offerta e questi dicono no, ci dacci 2-3 milioni. Contiamo la segna stampa, non abbiamo finito, contiamo con la segna stampa. Sì. C'è ancora qualcosa, no? Sì, ecco. Sì. Lo scudetto revocato, cari tifosi, dimenticatelo. Ecco, alla fine lo scudetto, famoso, cioè, esatto. Cavina, non ci sarà un'assegnazione per gli scudetti pendenti. Sì. Quindi questo scudetto che all'inaugurazione di Filadelfia, Cairo aveva detto che ci teneva, che c'erano buone chance, in realtà... Cadono nel nulla anche le istanze a favore di Bologna, Lazio e Genoa. Sì, cioè, quindi lo scudetto conteso, adesso poi ne parliamo con quel dopo quello che quindi attenzione, lo scudetto l'abbiamo perso. Cairo, il nostro mondo merita più attenzione da parte dello Stato. Il presidente del Toro con il cinema va diversamente, ma noi garantiamo il 70% delle entrate fiscali dello sport. Qui la Gazzetta, Gianni Di Caio, ovviamente, però noi da città, cioè, noi siamo contenti se tu prendessi più soldi, ma non è che tu puoi dare 9 milioni a Zaza in 5 anni e poi dobbiamo pagarlo noi con le tasse, cioè, no, cioè, le società di calcio si devono cangiare, cioè,
Non è che posso chiedere soldi ai contribuenti, no, Natalino? Ma direi proprio che è un passo sbagliato per conto mio, o no? Sì, cioè, direi azzardato e sbagliato. No, no, ma ho capito, lui si parla della politica, dei finanziamenti statali, però insomma, secondo me. Anche tifosi calci non vorrebbe questa cosa qui. C'è ancora una pagina. Sì, una pagina importante, attenzione, sì. Quella tattico questa. Molto importante perché è intitolata Il Toro raddoppia Sanabria con Pellegri, l'ultima idea di Juric per far crescere il gol. Vabbè, più Pellegri, quindi non zero punte, una punta, ma due punte. Sì, due centravanti d'aria dal primo minuto si può fare, hanno caratteristiche anche compatibili e questo potrebbe essere il Toro 2023. Ma... poi mancano i cambi. Bravissimo, stavolta sei tu che hai anticipato me, nel senso che mancano i ricambi, quello che avrei detto, e mi convince da provare in campo, da vedere. E nessuna sottopunta. No, una sola sottopunta, no, cambiare il modulo. Una sottopunta e due punte. Vabbè, allora adesso è il momento di la storia di Alfredo Dick, il fondatore del Toro, si sa tutto, ma non proprio tutto. Dick inizialmente era un presidente della Juve, mi sa che uno scudetto, poi la mollò la Juve, fondò il Toro. Ovviamente Dick è morto un po' di anni fa, quindi non possiamo avere l'intervista con il Dick originale, ma lo scrittore del suo canale Luigi Bonomi per noi l'ha interpretato, abbiamo diviso in due parti. Allora diamo la prima parte dell'intervista al fondatore del Toro, Alfredo Dick. Siamo con Alfredo Dick, che fu anche il primo presidente della Juventus, ma soprattutto fu il fondatore del Toro. Buonasera. Buonasera. Beh, io sono nato in Svizzera e sono però emigrato in Italia come industriale e ho fondato la ditta di manifattura e calzature e pelletteria, la MPC, con grandi rifiniture e quindi... se ne vuole anche lei, possiamo, del capretto va bene come... Allora, e quindi sono arrivato, però da molti anni, dal 1900 sono a Torino e quindi mi sono sposato e ho avuto quattro figli che hanno la doppia cittadinanza. Allora, nel tuo interesse però cosa accadde dopo il 1905? Sì, dopo il 1905 io vinsi lo scudetto con la Juventus e quegli ingrati juventini iniziarono un po' a rumoreggiare nel momento in cui l'anno successivo dilapidammo un vantaggio di 4 punti nelle ultime due giornate e perdemmo lo scudetto perché io mi impuntai e non volli, per la ripetizione dello spareggio, giocare nel campo proposto dalla federazione che stava per trasferire la sua sede a Milano. Dovevamo giocare contro il Milan e scelse come campo neutro il campo dell'Unione Sportiva Milanese, che era proprio in periferia di Milano. E quindi il Torino FC, quindi nel 2006 fu difficile fondare questa squadra? No, anche perché mi misi d'impegno col mio carattere molto, molto assillante, andai dal presidente della Torinese, che all'epoca boccheggiava perché non riusciva neanche più a iscriversi, non aveva più i fondi per iscriversi, era svizzero come me, Schombrod si chiamava, e quindi gli proposi di unire le forze e quindi tenere i giocatori che aveva la Torinese, ancora rimasti con loro, più tutti quelli, gli svizzeri, che dalla Juventus venivano in questo modo espulsi, e quindi da quel punto di vista noi portammo avanti la bandiera dell'internazionalità, del fatto contro la xenofobia, no? E il provincialismo degli juventini. Come venne la storica unione che sappiamo tutti che portò alla fondazione del Toro? Beh, io l'unica cosa che chiesi fu di fondare una nuova società, nuova di zecca, per paura di essere defenestrato come è successo. Quindi un nuovo statuto approvato da me e in cambio proposi a Schombrod di avere lui la prima presidenza e io mi accontentai della vicepresidenza. Però fornì il campo sottraendoli agli udati juventini e quindi quella sera del 3 dicembre del 1906 nella birreria Voigt, quindi di nuovo torna la birra nella nostra come importante collante, nella birreria Voigt io appunto convocai 23 soci presenti più quelli che aderirono
pur non essendo presenti, tra cui anche il famoso Vittorio Pozzo, che all'epoca era ancora in Svizzera anche lui a giocare. Poi Martina ha accolto, no, di Luigi Bonomi su Alfredo Ricchi, perché forse lo pensano poi. Sì, sì, poi se vogliamo... Ah, tu dici, l'abbiamo pensato perché poi tu sei vestito da Dick con la bombetta, no? Sì, abbiamo selezionato bene, quindi poi... Sì, devo dire che... L'ho fatto con passione e quindi... E quindi, insomma... Spero nella clemenza del pubblico, perché ovviamente non sono un attore professionista, ma ci metto il cuore. Va bene, giustamente. Ma adesso noi, poi torniamo alla Dick, torniamo a parlare del Toro, ma adesso torniamo al presente. Assolutamente sì. Perché il mercato, chi parte, chi arriva, allora vediamo quella la grafica e poi c'erano i messaggi da casa, sì. Insomma abbiamo cercato di... Questa è l'ipotesi. Allora, ipotizziamo chi parte, Lukic, Ilkan, Baieje, Berisha o Gemello, Edera, Singo, Gigi. Allora, novità su Berisha di oggi? Sì, perché abbiamo letto, non solo io, che anche la regina è interessata a Berisha. Pippo Inzaghi. Sì. Allora, Singo, in realtà Juve, è perché c'è il problema, però la Juve oggi ha tante cose che pensai. Esatto. Gigi, il problema è che come Aina, Gigi è in scadenza a giugno, quindi o i 9 a gennaio o i si ripartono da zero. Renato, insomma, conoscendo, scottate al caso Belotti, penso che il Cairo non voglia più far arrivare nessuno a zero, a svincolato. Ma soprattutto la situazione più delicata è quella di Gigi, secondo me. Perché Gigi, vediamo fuori con la tifosa. Perché ha ricevuto un interessamento abbastanza importante sia nel campionato spagnolo che in Italia dall'Inter. Il suo procuratore ovviamente cercherà di accalappiare il contratto più importante. C'è da dire che Gigi però è abbastanza legato all'ambiente granata, lui penso che abbia intenzione di restare. Vabbè, anche Belotti è legato, non piace, cioè, piace, legati, non sappiamo che piace moltissimo a Juric e di conseguenza forse il dio denaro sono più legati. No, anche perché ormai c'è questa tendenza di andare tutti via. Vediamo invece chi può arrivare, perché ovviamente si cerca un centrocampista, cerca una punta, si cerca una sottopunta magari anche. Allora, chi parte, chi arriva, vediamo chi arriva. Vediamo tanto. Allora, Praet, Amrabat, Nzola, Shomurodov, Jo, Pedro, Lasagna o Petagna? Uno tra Nzola e Petagna, esatto. Cioè l'attaccante, Amrabat penso sia sempre più difficile perché sta facendo un ottimo mondiale, Praet sembra quasi fatta, ma... Prat sarebbe un gran colpo, penso proprio. Avvocato, manca il medianone, allora, e di questi 5 punti chi ti piace di più? Uno tra Nzola e Petagna, però attualmente Nzola sta facendo benissimo, quindi probabilmente potrebbe far comodo. Praet spero davvero che arrivi. Il mediano sarà difficile, Amrabat effettivamente, però sì. Andrà, se partirà Lukic ci vorrà una soluzione a tutti i costi. Certo, allora Shomurodov, c'è un indizio che lo avvicina al Toro? Sì, perché ha detto, diciamo, ha messo in stand by un po' la Cremonese, strizzando un po' l'occhiolino al Toro, quindi magari potrebbe essere che sia un buon segno. Ecco, perché la Cremonese di spado, quindi può essere davvero sì. Un buon segnale. Allora vediamo il programma di dicembre, perché il Torino sta andando al Philadelphia, domani non ci saranno le porte aperte, anche se c'è qualche piazza, ma non c'è l'agibilità e quindi... Vediamo, allora, per vedere il Toro bisogna andare in Spagna. Esatto, perché dall'8 al 17 il Toro di Juric sarà in ritiro a San Pedro del Pignatar, poi inizieranno delle amichevoli, il 10 il Toro giocherà contro l'Espagnol, il 16 contro l'Almeria, sempre lì a Murcia, vicino San Pedro, a Murcia, San Pedro del Pignatar. Dove anche l'Espagnol è in ritiro, attenzione. Ah, vedi. E poi invece si tornerà a Torino, il 23 ci sarà una amichevole contro la Cremonese allo Stadio Grande Torino e invece... Penso il pomeriggio, presumo il pomeriggio. Ancora non è stato comunicato. Invece il 28 ci sarà una amichevole contro il Monza, ma a Monzello, non allo Power Stadium. A Monzello, penso si possa accedere. Sì. Allora, vediamo chi... Allora, i tifosi che vogliono andare a San Pedro del Pignatar, che non è proprio comodissima, vicino a Murcia, allora... premessa, ci sarà il monologo del collega Nata, non la prima settimana, la seconda, a San Pedro, è proprio scomodo, nel senso che c'è il volo diretto Torino Valencia il martedì e sabato, però da Valencia poi bisogna prendere il treno fino ad Alicante, e da Alicante prende un pullman fino a San Pedro, viaggio abbastanza lungo. Oppure dovete andare fino a Bagro prendete il volo per Alicante, il diretto, però a quel punto sono 70 km di pullman un po' scomodi. Non passate da Murcia prima di passare a Cartagena, oppure c'è il volo di ieri anche Torino Malaga il martedì e il sabato, poi da Malaga
a San Pedro, vabbè, infatti tutta l'Andalusia che è molto bella ma un po' lunga, insomma. Poi i tifosi voglio andare, facciamo vedere a quelli degli spagnoli che ci sono anche i tifosi italiani che vanno a San Pedro del Pignatale, no Renato? Certamente, anche perché tra l'altro la tifoseria degli spagnoli è una tifoseria che ricorda moltissimo quella del Toro, come calore, come vicinanza alla squadra, anche loro ne stanno patendo di tutti i colori, dalla dirimpettaia molto più importante, molto raccomandata nei piani alti, certo, del calcio che conta. E quando si parla di UEFA, ad esempio, bisognerebbe ricordarci quanto silenzio e quanto nulla abbiano fatto con, ad esempio, con i maggiori club spagnoli, certo, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo in questi anni, prestiti con le banche, contratti in nero con i giocatori, e nessuno ha mai detto nulla. Ma la Spagna potrebbe essere un'occasione per uno scambio di giocatori con le spagnole. Ecco, tra l'altro le spagnole sta cambiando proprietà, le spagnole in questi giorni sta scambiando proprietà. E quindi è possibile che alcuni di questi giocatori siano messi sul mercato. Messaggi a casa, abbiamo qua altri messaggi, adesso ci debitiamo. Allora, ci sono dei messaggi legati al calciomercato, e ce n'è uno in particolare, sono andata a curiosare, che ci dice che João Pedro si è infortunato oggi, quindi ci saranno circa 3 mesi di stop per l'ex Cagliari. Sì, stavo leggendo adesso le notizie. Attenzione, João Pedro è infortunato. Però 3 mesi si ipotizza. Me l'hanno scritto, io sono andata a cercare su internet e c'è in effetti questa notizia che dice che oggi si è infortunato. Salta João Pedro, perché 3 mesi, quindi tornerebbe a... non ci facciamo niente. Il club turco ha comunicato che dopo la risonanza magnetica sono stati rivelati intensi traumi sia al ginocchio che al polso, quindi gli esami saranno svolti nei prossimi giorni, ma probabilmente salta João Pedro, come ci siamo noi che lo volevamo. Allora, la notizia mentre Zola sta benissimo, la notizia buona, si piace per João Pedro, che mi spiace per lui che il tocco il giocatore si faceva male subito al toro, invece si va male prima di acquistarlo. Ecco, quindi qui con la moglie che sa da fare altre cose, ovviamente lui infatti ha potuto giocare alla nazionale italiana perché è sposato da diversi anni, e quindi male che gli ha dato il bacio, forte quei giorni, ma non lo devo altro. Quindi salta João Pedro, clamoroso, notizia di stasera in diretta, salta João Pedro. Invece su Zola bisogna dire una notizia abbastanza importante. Su Zola della Spezia. Lo secolo XIX oggi di Genova. Decimonono. Ha rivelato che ci sarebbe un accordo già dell'anno scorso tra il procuratore e la società Lo Spezia, per cui Lo Spezia in qualsiasi momento, però entro il 31 dicembre di quest'anno, sì, può aumentare l'ingaggio del giocatore, portarlo a 700.000 euro, e Zola resterebbe comunque fino a giugno, e dopo potrebbe essere messo sul neanche mercato, prestito, dici, ma a questo punto non più a parametro zero, ma potrebbe essere... Ma è una vera punta questa. È un centravanti della lista. E ci va. Non è un fenomeno. È un centravanti che piace a Juric. Non sono io l'allenatore, però. Però a Juric piace anche lasagna, quindi voglio dire, non è che. E lasagna di 4-5 anni fa, sì, lasagna adesso. Diciamo l'aspetto umano che piace di Nzola è che è un ragazzo che ha fatto veramente la gavetta, cioè uno che si è proprio sacrificato per qualsiasi. Come in qualsiasi modo, e adesso sta appena arrivando, capisce che allo Spezia non ci sono tante sicurezze. Vabbè, il Toro mi piacerebbe. Allora, abbiamo visto il mercato di di dicembre, ma stiamo facendo il countdown, mancano 33 giorni all'alba, ossia alla ripresa del campionato, perché insomma ormai li stiamo contando. Ho collegato a Venonda sempre, noi siamo in onda ogni lunedì, ogni venerdì, anche in questa pausa, però quello che ci interessa ovviamente è il campionato. Abbiamo un po' perso di vista le partite che ci aspettano a gennaio, che sono un gennaio molto intenso. Allora vediamo, abbiamo la tabella di gennaio, quello qui. Eh sì, perché si riparte il 4 gennaio con Toro Verona alle 14.30. Noi siamo già in onda il 2 gennaio, quindi esatto, già siamo in onda in diretta, in presenza. Poi la domenica 8 gennaio si gioca Salerno contro la Salernitana di Nicola. E mercoledì 11 gennaio ci sarà il turno di Coppa Italia Milan Toro. Secca degli ottavi. Sì, la domenica 15 invece Toro Spezia. Chissà Zola che maglia giocherà. Poi due trasferte, perché sabato 21 gennaio a Firenze contro la Fiorentina e il 28 gennaio ad Empoli, e invece domenica 5 febbraio Toro Udinese. Bello, giochi mercoledì domenica, no? Sì. Appena torniamo. Però mancano 33 giorni all'alba, dove fa poi il conto. Però già con le amichevoli. No, ma praticamente entro il 5 febbraio noi sapremo quale sarà il campionato del Toro, perché sono tutte squadre. Ricordiamo la grande notizia, cioè la notizia
che ci dà conforto per il piazzamento in Conference League è che se andasse come potrebbe andare, la Juventus potrebbe essere esclusa dall'UEFA dalle coppe almeno per un anno. In tal caso il Torino, anche arrivando ottavo, oggi è nono, arrivando ottavo, potrebbe andare in Europa League proprio al posto della Juve, che sarebbe insomma la nemesi perfetta, no? Finalmente approfittiamo una volta, no? Aveva fatto già la seconda con il Genoa, poi domani poi subito eliminato dal Vojvodina, giocò qui qua a Torino, insomma. Sì, in realtà al posto della Juve andrebbe, diciamo così, la settima, e il Torino ottavo andrebbe poi in Conference League. Sì, però sì, si libererebbe quel posto utile per guadagnare per quattro, il terzo livello di Europa. Esatto. Sì. Per me è stato che la Juve arrivi davanti al Torino nelle prime otto, perché potrebbe anche non farci. Adesso cerchiamo di giocare queste partite fino al 5 febbraio e di raccogliere più punti possibili. Certo. Poi potremo ragionarci. Va bene. Ci scrivono: per fare una squadra veramente competitiva servirebbe subito un centrocampista fisico e una punta in grado di fare una decina di gol. Su Praet si cincischia fino a quando finirà in un'altra squadra. Allora, in realtà l'offerta, la richiesta all'Leicester è 9 milioni. No, 9 milioni è nato, avrebbe speso, pertanto fatelo i vendi. Cioè. Assolutamente, è un è occhio al Bologna che si può insinuare. È un pezzo che Cairo si deve decidere a... No, il problema è che la controproposta è dei 5 milioni, quindi siamo ancora lontani. Ma ecco, voglio sperare 9 milioni è una cifra, sperare che sia uno scherzo, perché il giocatore è, diciamo che tende ad avere qualche infortunio di top, eccetera, però un giocatore ha una classe, un modo di muoversi in campo, risolve tanti problemi, in più può anche giocare nel ruolo di centrocampista qualche partita. Non fa solo la sottopunta, come si dice, anzi lui non è nemmeno, non lo si può nemmeno definire una sottopunta, è un numero 10 che potrebbe giocare, ad esempio il discorso delle due punte che si diceva, la prospettiva di poter giocare con Sanabria e Pellegrini se sta bene in coppia, se hai Pret è l'ideale. Di Blasi, però attenzione, cioè vuoi fare in cerca di sottopunte, da questi ben quattro, e poi questi sono due punte, giocando con due punte da solo due punte, diventa un po' casco. Se arriva la terza punta si può fare. Ok, ci fermiamo? Ci fermiamo per qualche minuto, vi lasciamo i nostri sponsor, restate con noi. La terza Bentornati con noi amici Granata, terza parte. Aleti, leggo ancora qualche messaggio sul mercato, perché ci scrivono: buonasera, vorrei un vostro parere su Mazzocchi della Salernitana, danno dei contatti in corso, cosa ne pensate? In esterno, no? Che presuppone, Russo, dici? È un ala. Un esterno è un Fossati. È un ala quello. Sì, un esterno. Ma perché gli esterni poi va fuori dal campo? Mi fa ridere una roba di quell'esterno. Non è così avanzato, sì, ho capito. No, è un esterno basso che però va spesso su chi attacca molto, e con Zanetti al Venezia attaccava molto di più che con Nicola con la Salernitana, però è un giocatore che secondo me sarebbe perfetto per il Torino, ci sarebbe un'alternativa, quindi può supporre per anche di Singo, cioè. No, arriverebbe e si alternerebbe con Singo, Vojvoda, Aina, sarebbe più indicato a giocare su quello. Io lo trovo perfetto, magari arrivasse Mazzocchi. È giovane, è integro, e sa fare gol e assist. Ma poi c'è un bel piglio, c'è una bella gamba. Cosa ne pensate della vicenda Lukic? Si dovrebbe cercare di farlo rimanere o farlo andare via al più presto dopo le vicende di inizio campionato? Il problema no è avvocato. Quello che dicevamo prima. Tenendo conto di come andrà il mondiale, che potrebbe portare anche una rivalutazione ulteriore della cartellina di Lukic, a questo punto sarebbe il caso di venderlo al miglior offerente, però tamponare subito con un ottimo centrocampista. Sì, però ottimo centrocampista costano, come gli ultimi attaccanti costano. D'altronde se si vuole davvero fondare un progetto, come sembra che sia, questi passi sono obbligati. Il problema è che in realtà l'Europa League e la Conference League, anche se vai molto avanti, non è che ti portano soldi, cioè la cavalcata del 2014, il Torino fece 16 partite, 42 partite, ma alla fine futò solo 8 milioni, cioè i soldi veri arrivano dalla Champions. È vero, però se si vende Lukic ci sarà il tesoretto per acquistare un altro. Quello sì, un commessaggio, poi sentiamo la seconda parte di Dick.
Martedì sera ho sentito le parole di De Zerbi, lui ha dichiarato che sarebbe contentissimo di tornare ad allenare in Italia, sarebbe veramente un grande allenatore per il Toro dal mio punto di vista. Non vado più a vedere il Torino. Lui è in grado di far rendere i giocatori al meglio e di valorizzarli. Digli a quello lì che io non vado più a vedere il Torino. Lui lascia per Brighton per venire al Toro, De Zerbi. Per carità, lascia perdere. Questo qui, ma guarda, ho appena ascoltato invece un'intervista con lui, si sente onorato di allenare in Inghilterra. Ti piace vedere De Zerbi? Che sia là. Del mondo. A te De Zerbi piacerebbe? De Zerbi al Toro. Ma neanche, Dio, non vado più a vedere la partita. No, non sto scherzando, Non sto scherzando, non vado più a vedere la partita. Ma ti piace De Zerbi? No, assolutamente. Quando sono agganciati col gomito alla spalla, mi dà un fastidio. Posso dirtelo? Ma io te lo dico poco e chiaramente. Mi dà fastidio. Poi ognuno la tiri come vuole. Scusa, io dico la mia, dico niente invece di particolare. Invece ci sono voci anche abbastanza insistite su un ritorno a Torino, comunque su un Gasperini che lascerebbe Bergamo e sta cominciando a concentrarsi. Domani mattina lo prenderei a Grugliasco, su interessi, su cose, eccetera. Cioè, c'è gente che dice che lui. Ma Juve tornare. O Toro? Perché vorrebbe che la Juve dica Toro. Non so, a meno che io ti dico quello che. Allora, vediamo la tabella del Toro nell'ipotesi che Juve, però, dice da sempre. Tu potrebbe essere uno scambio di panchine tra Atalanta e Torino. Io dice Bergamo, Gasperini al Toro? Visto che Cagliari ha cercato di portare due volte, poi si non lo volevano, poi è arrivato Juic, è arrivato Pao. Cosa ne pensi di questa tabella, Daniele? L'alternativa se Juic andasse via, ovviamente. Allora, Juric è il figlio calcistico di Gasperini, quindi da un punto di vista tecnico si manterrebbe la stessa filosofia probabilmente. Poi il passato juventino di Gasperini andrebbe poi un po' a cozzare con quelle che sono le filosofie granate, però a un certo punto si parla di allenatori di un certo livello, probabilmente non sarebbe un cattivo affare nel momento in cui dovesse davvero andare via Juric. È da sempre l'allenatore preferito di Urbano Caio. Gasperini ha giocato nell'11 e nel 16, prima di Ventura, quindi Mialovic, prima dopo Ventura, quindi prima di Ventura, quindi Mialovic. E poi la piazza del Granata ovviamente non lo volevamo, insomma. Dopo quella maledetta partita col Genoa in casa alla fine del campionato, fuori microfono Cairo si lasciò andare e disse che lui rilava tantissimo. Siamo tutti, dobbiamo tornare a sentire il fondatore del Toro, visto che domani il Toro compie gli anni, già qui a parte di Alfredo Dick che abbandonò la Juve, acquistò il Toro, ma come andò, come finì soprattutto la storia di Alfredo Dick, fondatore del Toro. Ce la racconta Luigi Bonò, andiamo a dire. Presidente, ci racconti le prime partite del Torino appena nato? Beh, devo dire che purtroppo per colpa mia mi dimenticai la sera del 3 dicembre di invitare anche i giornalisti alla fondazione della squadra e quindi non lo seppe nessuno. In più, nella prima partita che organizzammo in amichevole contro la Pro Vercelli, non erano ancora neanche arrivate le nuove maglie granata che dovevano arrivare da Ginevra, che era la mia vecchia squadra del cuore. Di quando ero ragazzo e quindi dovettimo indossare le divise giallo-nere della torinese, però vincemmo 3-1, quindi i primi gol furono di un certo Rogers, no? E quindi finalmente compare sul giornale, sul quotidiano La Stampa, il nome del Torino, solo la prima partita del torneo 1907, che è proprio il derby contro la Juventus, italianizzata, perché io gli avevo tolto tutti gli svizzeri. Che lei non vede totalmente agli spalti, c'è la leggenda che lo vide un po', dovete vederlo dal bagno, fu chiuso da toilette. Diciamo che l'ambiente era molto... Era molto facinoroso, ostile, perché nessuno sapeva della nascita del Toro ancora. Quindi qualcuno addirittura pensava fosse una sfida tra prima squadra e seconda squadra della Juventus. Poi, quando videro i contrasti sempre più vivi tra i giocatori granata e i giocatori bianconeri, a quel punto tutto il pubblico ci fischiò e ci accusò di essere dei traditori. Durante l'intervallo cercai di andare nella toilette più lontana possibile dalla curva dei tifosi juventini e così andai nel mio ufficio, presso il nuovo ufficio presso la tribuna, e purtroppo tirando la porta in modo molto irruento
scattò la chiusura e la chiave rimase fuori dalla toppa. E quindi a quel punto mi persi tutto il secondo tempo, mi persi il secondo gol di Kempfer, che è il raddoppio, e riuscì a essere liberato dalla zona delle pulizie solo verso la fine, e quindi riuscì a vedere il gol juventino di Borrell su rigore per il 2-1 finale. L'antagonismo tra Juventus e Torino divenne già insanabile. Divenne insanabile quando io decisi appunto di, per l'anno successivo, sempre di mettermi d'accordo con le altre maggiori squadre che avevano degli stranieri, per partecipare solo a quello aperto agli stranieri. Così anche il pubblico disertò il campionato degli italiani, che poi fu vinto a mani basse dalla Juventus, per privilegiare quello. Noi lì riuscimmo tra l'altro a eliminare la stessa Juventus con il terzo derby, anche quello infuocato, vincemmo 1-0, perdemmo per la prima volta per 3-1 il ritorno nel campo della Juventus, ma questo anche dovuto al fatto a un'espulsione che abbiamo subito nel corso del primo tempo quando eravamo in vantaggio per 1-0 e poi perdemmo 3-1. La bella fu l'ultima mia soddisfazione, perché il Granata Zuffi segnò la rete decisiva che ci portò quindi a sfidare la Provercelli per lo scudetto. Purtroppo anche noi subimmo la legge della Provercelli, il cui capitano Ara è diventato famoso perché per la sua famosa frase, no? Che il calcio non è uno sport per signorine, e quindi a quel punto purtroppo la sconfitta finale contro la Provercelli ci eliminò dalla lotta per il titolo. Quella era veramente la finale e poi anticipata. C'è l'anno tragico, il 1909. E poi questi doppi scudetti però... Nel dicembre 1910 la federazione finalmente accolse i miei reclami e disconobbe i due scudetti della Juventus. Quindi la Juventus scese da 3 a un solo titolo rimasto, e purtroppo io non lo seppi mai. Perché? Perché purtroppo una domenica d'agosto del 1909 presi la rivoltella e mi suicidai. Per quale motivo? Perché il mio capo contabile aveva commesso degli errori ed ero indagato per falso in bilancio. Io sentivo una grande vergogna e soprattutto avevo paura che mi costringessero ad abbandonare il mio amato Torino, a cui ho dedicato proprio tutte le mie energie e la mia esistenza. Quello lì di che si uccidò, no, Luigi Bonomi, che è qui con noi, no, ovviamente. Però vedi che la tragedia era già insita già dalla nascita del Toro, quindi un senso di purtroppo di tragedia, poi un fil rouge che ha accompagnato la storia del Toro. Grazie per la tua interpretazione. Secondo voi, quindi Dick fondò il Torino, si uccidò meno di 3 anni dopo per la vergogna di essere lui anche in Svizzera, quindi ci tenevano queste cose. Sì, esatto, integerrimo, vedi, aveva già rinunciato a uno scudetto proprio per polemica contro la federazione, quindi... Perché insomma è accusato di falso in bilancio. Oggi fa molto meno scandalo, quindi no, sì. Non abbiamo queste... Vuole aggiungere qualcosa al tuo accordo, bellissimo? Ma io, se mi consenti, sì, direi proprio solo una cosa, perché di Dick si sa pochissimo. Io ho cercato di fare una ricerca. No? E in quella famosa riunione ci sono i soci, no? Che sono sempre ricordati come fondatori emeriti. Senza questi, che molti erano svizzeri, probabilmente Torino oggi avrebbe una sola squadra, sì. Senza colori tra l'altro, e quindi noi non saremmo qui. Ecco. E a conclusione della riunione lui dichiarò con solennità la nascita non solo di una nuova squadra, ma di un'alleanza solida e duratura tra gentiluomini, a cui lui ci teneva molto, che si sarebbe distinta per sportività, correttezza e fair play. Queste sono le parole di Dick nel 1906, 3 dicembre 1906. 116 anni fa, domani l'anno. Esatto, un'affermazione che suona oggi più che mai come un monito, certo, per le attuali maggiori società calcistiche. Che... E per il collegamento Luigi Bologna. Alessandro Baroni, e tipo di Granata di Bologna. Ciao Alessandro, che sei con noi. Ciao Roberto, ciao Alessandro, un saluto ai tuoi ospiti e a tutti gli spettatori, fratelli Granata. E allora torniamo ai temi principali di questa puntata, Alessandro, in realtà sono tre, ti chiedo se, il tema che abbiamo anche coinvolto i nostri spettatori, se diciamo i disastri economici della Juve
un po' in qualche modo ricadono l'operato di Caio anche nel contesto. Caio, famoso scudetto del bilancio, ti chiedo se ti piace l'idea della seconda squadra del Toro e se sei solleticato da questa suggestione, ma potrebbe essere ipotesi reale, Juve esclusa dalle coppe e quindi la Juve basterebbe l'ottavo posto per andare in Conference League. Allora, la prima domanda in qualche modo si collega con l'ultima, con la terza. Innanzitutto credo che il punto base di partenza sia fatto del rispetto delle regole, che deve sempre ispirare la condotta di ognuno di noi e quindi anche di una società calcistica. Detto questo, in merito alla vicenda Juventus, io andrei con molta cautela nel esprimere giudizi e soprattutto condanne, perché questo lo dico nella mia veste ovviamente di giurista e anche per l'esperienza legata alla mia professione e poi gli eventi che sono occorsi in ambito sportivo. Cioè, qui siamo in una fase dove tra l'altro non c'è ancora stato un processo. Allora, però da tifoso, non da avvocato, Alessandro, da tifoso, hai la percezione che il Toro, sempre beffato dalla Juve, possa a giugno fare questa nemesi, Juve che viene sostituita nelle coppe proprio dal Toro per i problemi di bilancio della Juve, no? Sarebbe bello da tifoso. Allora, io non mi voglio illudere, perché le illusioni a volte possono avere poi delle sorprese molto amare, e non voglio considerare adesso la Juventus. Io confido che il Torino possa conquistare un posto in Europa a prescindere dalle vicende che potrebbero interessare la Juventus, e credo che questo obiettivo possa essere raggiunto tenuto conto dell'equilibrio esistente e della stagione particolare che c'è, ovviamente operando alcuni interventi nel mercato di gennaio. Credo in particolare due che occorrerebbero: un innesto a centrocampo e uno in attacco. O due a centrocampo se andasse via anche Lukic, quindi aumenterebbe. Beh, certo, io stampa, perché oggi sui giornali si parlava di questa seconda squadra, Caio, che in passato scelse di non aderire, ma adesso la FGC tutto vuole fare anche degli incentivi. E il Toro seconda squadra, ti piace un Toro 2, un Toro B che giochi in Serie C, non sappiamo dove e dove possa anche allenarsi, però ti piace questa idea, ti solletica? Allora, l'idea mi attira e ti confesso è che da anni che penso a questa ipotesi, soprattutto in relazione ai nostri giovani che escono dalla primavera e che per ragioni di esperienza, tecniche, non possono trovare spazio ovviamente in Serie A e magari nemmeno in Serie B, e poter rimanere uniti in un unico contesto societario, cioè di squadra. L'attuazione non è così semplice per ragioni economiche e anche per il fatto che credo che non sarebbe sufficiente una squadra comunque tutta di giocatori provenienti dal settore giovanile del Toro, ma ci vorrebbe per forza qualche innesto esterno. Ma ce ne abbiamo i Vai Baglie, il Can, magari gemello, il terzo portiere, insomma, certo, abbiamo un po' di... Certo, per rimanere comunque nell'ambito granata, e questo anche alla luce delle nuove normative che sono state introdotte in materia di limiti ai prestiti che possono essere compiuti dalle varie società. E che domanda per te? Sì, buonasera. Senta, io volevo chiederle una cosa riguardo sempre la rassegna stampa. Abbiamo letto prima proprio che l'ultima idea di Juric potrebbe essere quella di ripartire nel 2023 con due punte insieme in campo, ovvero Sanabria e Pellegri. Cosa ne pensi? Ti potrebbe piacere questo cambio di modulo? Allora, sì, due punte credo che sarebbe una soluzione praticabile, come del resto ha sempre sostenuto il grande Natalino, ecco, che dice sempre che ci vogliono almeno due attaccanti, altrimenti uno solo ha delle grandi difficoltà. Poi però non so effettivamente se Sanabria e Pellegri
possano in maniera continuativa coesistere, e poi soprattutto dietro di loro ci vorrebbe comunque un'altra alternativa, quindi senz'altro un altro attaccante. Però di sotto punto abbiamo già quattro, se gioca uno, cioè se abbiamo fatto si fanno quattro e poi ne giocherebbe solo una. Ci sarà certo. Esatto, però come attaccanti veri di fatto non ci sarebbe un'alternativa, certo, se giocassero entrambi. Allora, ti chiedo invece, vediamo ancora la segna stampa, ti chiedo invece Alessandro, lo stadio di Bologna è bellissimo, una cosa un po' stonava in questi anni a Bologna, secondo me, allo stadio che c'era quel cartello in un angolo, quello striscione, 1926-27, lo scudetto che ci spetta. Perché i tifosi del Bologna invocavano lo studio evocato l'autore del 27. In realtà, secondo da quello che si è vinto dalle dichiarazioni del presidente Vincenzo Gravina, gli scudetti contesi alla fine non saranno più riassegnati, quindi quello scudetto non andrà altrove, al Bologna va nessuno. Insomma, a Bologna si parla di questo, che sensazioni hai tu da tifoso del Torino che vive a Bologna? Certo. Infatti, voglio dire, io non ho certo caldeggiato e non ho certo affisso quello striscione, questo è evidente, perché mi sembra fuori luogo, a prescindere dal fatto che riguardi il Torino, di cui sono tifoso. Allora, è chiaro che anche il Bologna terrebbe a vedere l'assegnazione di questo titolo, però io confesso che sono convinto, ed ero convinto anche prima, che questo scudetto ormai non verrà più assegnato in ragione del tempo, tanto tempo trascorso, e quindi diventa quasi impossibile un'assegnazione così a distanza di tanto tempo. Io mi sono anche documentato e ho cercato di vedere, di leggere documenti e sia le versioni parte granata e parte bolognese. Devo dire che anche da parte bolognese ci sono degli elementi di supporto alla tesi, però mi permetto, quindi cercando di essere obiettivo, una considerazione oggettiva. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dell'epoca era Pinati, bolognese, potente gerarca del regime, a capo della Federazione Italiana Gioco Calcio, e fa specie che revocandolo al Torino nel contesto di un processo molto discutibile, come è inevitabile in una dittatura, quindi senza determinate garanzie, non sia stato assegnato, non l'abbia assegnato alla seconda arrivata, cioè il Bologna, che era la sua squadra del cuore. Pinati organizzò anche il Mondiale del 34, quindi anche... In realtà, sintetizzo brutalmente, Mussolini non voleva inimicarsi i torinesi e quindi decise no, non abbiamo nessuno e basta così. A me risulta può così, essere. Non so. È verosimile. Sì. Alessandro, ti ringraziamo moltissimo. E poi Alessandro chiedo solo scusa in merito al mercato, se mi permetti. Sì, ecco, e concludo. Pratt non mi risulta che ad oggi, in questo momento, interessi effettivamente al Bologna, per ragioni economiche e ragioni tecniche. Grazie mille Alessandro, scusami, un po' corto il collegamento perché grazie a voi, buona serata e complimenti, trasmissione ottima. Grazie mille Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Sì, ci fermiamo per qualche minuto, ma restate con noi. Eccoci, quarta parte di Orgoglio Granata. Tra poco abbiamo in collegamento Roberto Cavallo. Ciao Roberto, grazie di con noi. Ciao Roberto, tra poco parleremo anche di Serbia Svizzera che sta finendo. Sì. Ma direi ancora vado da Roberto Cavallo a chiedere, insomma, se abbiamo sentito un po' di opinioni, no? E i tifosi del Toro su questa sono un po' scettici sul fatto che la Juve possa essere esclusa dalle coppe e il Toro beneficiante arrivando ottavo, ma noi ci speriamo sempre, insomma. Tu che sensazioni hai? Io credo che la Juve possa cavarsela in Italia, perché magari sono anche altre squadre italiane con molte possibilità, ma l'UEFA aspetti solo quello per bacchettarla, e quindi noi abbiamo questa speranza. Ma allora guarda, questa speranza naturalmente ce l'ho anch'io, francamente ti dirò la verità,
tu sai che io sono tifoso al 51% del Toro e al 49% di qualunque altra squadra giochi contro la squadra di Venaria, quindi l'esclusione eventuale del Venaria dalle coppe sarebbe per me un punto di grande gioia, a prescindere poi da quello che accade dopo. Ma detto questo, naturalmente, se noi ne potessimo beneficiare sarei ancora più contento. Francamente non la vedo come un'opzione probabile, certamente non è un'opzione probabile, anche se mi sembra che in questa situazione anche i vertici dell'UEFA siano leggermente irritati nei confronti di questa società. Dalle ultime notizie che abbiamo, ovviamente. Sì, io la trovo un'ipotesi molto poco probabile, quella delle fusioni delle coppe. Però non poniamo limiti alla provvidenza. Fino al 2000, sì. Chi di noi avrebbe mai immaginato di vedere... No, ma anche perché nelle ultime volte è nato nelle coppe con Caio, sia nel 19 che nel 14, è andato al posto del Milan, che appunto è stato condannato, al posto del Parma, quindi insomma, giustamente... Se quello che aveva prima di te è dopato e viene squalificato, ovviamente vinci tu. Daniele Bellis. Allora, c'è un'ulteriore possibilità, chiaramente totalmente teorica, che a seguito di quanto sta avvenendo a livello di giustizia sportiva, la Juventus potrebbe infine venire penalizzata in qualche punto, e questi punti di penalizzazione potrebbero portarle a scendere. No, ma nel prossimo campionato, nel campionato successivo. No, dipende, perché nel caso in cui fosse dimostrato che le teoriche plusvalenze e quant'altro abbiano inciso sull'iscrizione di questo campionato, è su questo campionato che avverrà la penalizzazione. Ecco, quindi questa ipotesi di cui non abbiamo discusso prima, io la terrei in considerazione. Quindi dopo potrebbe scavalcare io a tavolino e quindi potrebbe scavalcarla. E finita Serbia-Svizzera con la vittoria della Svizzera, e quindi i tre serbi quadrati tornano a casa, non subito, avranno qualche giorno di vacanza immagino. Quindi è finito il mondiale di Vanja Milinković-Savić, di Lukic e di Radonjić, sì. E rimanga ancora Vlasic che gioca col Giappone e Rodriguez con la sua Svizzera. Rodriguez giocherà invece col Portogallo di Cristiano Ronaldo, quindi anzi magari lo marcherà anche. Quindi questa è la notizia del momento, insomma, sei contento per la Svizzera? Sì, anche per i serbi che tornano a casa? Sì, io sono contentissimo, anche perché, lo ripeto sempre, io sono italo-svizzero e quindi una squadra per cui tifare in questo mondiale io ce l'avevo, e sono contento a maggior ragione perché le notizie che mi sono arrivate sono state quelle di Mario Rodriguez. Ha giocato benissimo, c'è Rodriguez. Ecco, ha vinto 3-2 la Svizzera con la Serbia. Non ho capito. No, diciamo, perché a casa ovviamente la gente ha seguito noi, non sapeva della partita, e ha vinto la Svizzera 3-2 contro la Serbia. Abbiamo visto anche, grazie al racconto dell'illustre ospite, quanta Svizzera ci sia stata nella fondazione del Toro, quindi anche questo è un motivo di tifo per questa azione. Proprio stasera. Miguel Sergio ha preso tanti gol, è nato in questo. Sì, almeno ne ha presi due dal Brasile, tre dal Cabo, 8 gol e 3 partite ha preso. Stasera però incolpevole sui gol, ha fatto una grandissima parata, ha salvato il risultato, un'uscita molto molto bella pochi minuti dalla fine, e così ha impedito che la Svizzera vincesse 4-2. Sì. Quindi in realtà però non escono, cioè, diciamo non che... Non bene Lukic. E quindi Lukic, cioè nessuno ormai ci offre 50 milioni per Lukic o 35 per Milinković-Savić, no? Dopo questo mondiale. Non si sono valorizzati Granata, Luigi. Beh, però il Milinković-Savić ci dà più garanzie. Direi di sì. Per Vanja, il futuro, di Vanja sicuramente, sì. Perché ha personalità, ha comunque adesso anche esperienza internazionale. Sì, ha preso 8 gol, però. 8 gol, no? Come lo vedi questa uscita dei serbi? Nessuno aumenta il suo valore uscendo così presto. Milinković-Savić non male, però 8 gol subiti sono tanti. Beh, ma colpa è anche del difensore. Non colpevole. Roberto Cavallo, cosa pensi? È incolpevole, anche Keylor Navas di gol ne ha presi una valanga, ne ha presi 11, non conto male, ma rimane uno dei migliori portieri del mondo con il Costa Rica. E Milinković-Savić, secondo me, è forse gli si potrebbe contestare uno
dei gol contro il Camerun, ma il resto secondo me ha preso dei gol in cui non poteva intervenire, non poteva fare nulla. Il problema è la difesa con la Brodo della Serbia, non certo Vania, che secondo me ha disputato un gran bel mondiale dimostrando di essere un gran bel portiere. Certamente non è un fuoriclasse, non è Yashin, non è nemmeno Castellini naturalmente, ma è certamente un portiere che in Serie A ci può stare tranquillissimamente. Io sono contento di averlo. Matteo Fossati, ti chiedo se ti è piaciuto il mondiale del Sarbo Granata, Adonic, Lukic e Nico Savic. Chiedo Matteo Fossati. Ma, ti devo dire la verità, sì, hanno fatto un buon campionato, però io credevo che potessero passare il turno, perché in effetti, insomma, non giocare col Brasile, anche se poi gli ha perso col Camerun, mi sembra, no? Comunque è un po' strano che siano usciti così in malo modo, ecco. Sì, un po', beh, ha perso stasera, insomma, stasera sostanzialmente sola, mai sottovalutare la Svizzera. Sì, abbiamo visto anche che ha eliminato l'Italia, ha eliminato la Serbia. E insomma, è sempre una squadra pericolosa. Guarda che io qui ho difeso Rodriguez contro tutti, Sì. Qualcuno si è dimenticato. Quindi Rodriguez, allora, va avanti, quindi Vlasic, ci vediamo che con la Croazia affronterà il Giappone, giusto? Sì. Il Giappone e va avanti la Svizzera di Carlo Dide che affronterà il Portogallo con vista sulla Spagna per gli ottavi, per i quarti di finale. Quindi insomma. Una partita questa qui da uno direi da tris. Ma i tris non è facile. Giocare. Sono le squadre europee che si scontrano tra di loro. Esatto. Sì, non te vedo un po' stanco, però è un po' sbilanciato. Ragazzi, basta mondiale, parliamo del Toro, dobbiamo parlare del Toro. Allora, come funziona? Allora, i giocatori del Toro hanno avuto 2 settimane di vacanza, quelli che non hanno fatto i mondiali, quindi 2 settimane di vacanza o qualcosa di meno, Daniele, per i serbi? Ma io credo che giustamente faranno le vacanze proporzionate a quelle dei loro compagni che attualmente sono tornati al lavoro per poi rimettersi in gioco. Oggi è il 2, quindi tu dici libero fino al 16, il tuo passa da San Pedro, parte il 17 da San Pedro, non vanno meno in Spagna allora? No, secondo me è MDP, le tempistiche potrebbero accavallarsi, è più facile. Vediamo il periodo di dicembre, quindi... a meno che non rinuncio qualche giorno. Sì, sennò diversamente verranno a allenarsi per conto loro con i preparatori, comunque qui al Filadelfia, insomma, anche quello. Ma io credo di sì, anche perché poi arriva cioè andiamo verso l'inverno, la muscolatura. Sì, però in Spagna ci sono 20 gradi, quindi lo so, però la muscolatura in Italia è diversa, quindi qui poi devi ripartire, Il 4 gennaio giocheranno con 0 gradi, quindi. Sì, messaggi vuoi leggere da casa? Allora, leggiamo un po' qualche messaggio che ci è arrivato. Ci raccontano un sacco di essere felici di ritornare, di riavere i serbi qua a disposizione per Juric. Diciamo una cosa, che da tenere siamo un po' meglio, perché allora la Germania è stata, cioè non siamo più gli unici reietti, anche la Germania è stata eliminata, altre squadre eliminate, quindi in realtà Belgio eliminato, ma male, Alessandro, ma non ti stupisce un po' questa cosa? Come mai? Che squadre più titolate, Cioè. Il Belgio secondo me, sì, beh, mondiale in inverno si presta più sorprese che un mondiale estivo, perché non hai fatto la preparazione. Certo. Riccardo ci scrive, io darei un po' più di fiducia a Bagnati, il problema non è tanto lui, ma chi mette i soldi. Poi quando cominceremo a lasciare gli stranieri dove sono e far crescere un po' di più i ragazzi italiani del vivaio e italianizzare un po' il Toro, si può fare qualcosa di diverso. Vediamo che tutte le squadre sono straniere, c'è anche il problema di una legge, famoso decreto crescita, per cui se tu prendi, lo dico brutalmente, se tu prendi uno straniero rispetto all'italiano paghi meno tasse, e quindi per una serie di motivi bisogna capire questa legge. Poi ci scrivono, ho un'idea per una punta, Bruno Petkovic della Dinamo Zagabria, di nazionalità croata, ha giocato anche in Italia, non credo costi tanto. Dove ha giocato? Ex Catania, ha fatto i giovanili e esordito della squadra Catania. No, il Catania 10 anni fa, quando Un messaggio. Più di pensare alla seconda squadra, bisognerebbe cercare di farne una po' più competitiva. Ecco, questa è la perché poi se. Questa è la versione. Cosa pensi? Questa seconda squadra diventa un po' il dibattito, no? Però a parte se siamo curiosi, magari vogliamo anche la squadra femminile. Quello sicuramente. Però c'è sempre il problema dove giocano, perché il top problema di impianti. E quindi insomma
Una squadra femminile del Torino c'è sempre stata, eh. Il Torino FC come prima squadra femminile ancora non c'è e auspichiamo che c'è il Torino Woman che è un'altra realtà. Una squadra del Torino degli anni 80-90 sta parlando e giocava bene a Rio. Torniamo a Alberto Cavallo. Questa seconda squadra, no, sì, ospiti. Seconda squadra, Alberto Cavallo. Sì, beh, riguardo alla seconda squadra, questa è la domanda. Non vedo grande entusiasmo dei tifosi, no? No, io non sono per niente entusiasta di questa eventualità. Lo ripeto, ripeto l'intervento che ho fatto un'ora fa. Secondo me è un dispendio di energie che in questo momento noi non ci possiamo permettere. Sì. Quella della seconda squadra è una roba che possiamo lasciare al Real Madrid, al Barcellona, poi in Spagna c'è una cultura diversa riguardo a questo aspetto. In Italia va benissimo che ce l'abbia il Venaria e probabilmente la farà il Monza. Però io. Il Monza quindi, cosa dice il Monza? Berlusconi Cagliari, cioè. Berlusconi Cagliari, esatto. Io credo proprio che sia una cosa da evitare, è un dipendio di energia che in questo momento noi non ci possiamo permettere. Lo ascoltatore prima diceva lasciamo stare la seconda squadra, rimborsiamo la prima. E anche sotto giovanile, cioè la gira da dedicare. Però questa seconda squadra sarebbe un premio e un incentivo per il settore giovanile, perché i ragazzi della primavera, anziché essere svincolati, avrebbero potenzialmente però in Serie C va bene, una primavera abbastanza forte per sostenere un campionato. Sì, beh, Natalino, tu sei un uomo di campo, ti piace questa idea? Natalino Fossati, un Toro B che giochi in C e che sia un po' la valvola di sfogo per i giocatori primavera che non sono più primavera o per i giocatori della prima squadra che non trovano spazio? No, per me è una sconfitta, assolutamente no. Assolutamente. Poi Alessandria. Puh. Sì, ho allenato. Ma a parte la logistica. No, la logistica, te lo dico io. Io ho allenato, sono mandato. Stai tranquillo. Ti dico, è una sconfitta totale. Vai sereno. È meglio andare a attingere giocatori, andare a vedere giocatori e prenderli che fanno il campionato di Serie C. Ma che allora, tu debba un attimo di pazienza, assolutamente non la vedo una buona idea. Vediamo gli eventi di domani. Domani il Toro abbia 116 anni, c'è soprattutto l'evento al Museo del Toro alle 16.30 dedicato a Pecci. Allora noi sentiamo l'intervista a Pecci che si introduce la giornata di domani, in cui Pecci spiega tutto i segreti di quel Toro di Gigi Arici. Vediamo, sentiamo Pecci e poi torniamo con i nostri ospiti. Sparito. Ti chiedo di raccontare Gigi Arici ai giovani dal punto di vista tattico e poi se è vero che era così il sergente di Fraga. Beh, dal punto di vista tattico, voglio dire, è un altro mondo, è un calcio diverso. Arici è stato uno dei primi, il primo che ha portato in Italia questo modo di giocare che era proprio dell'Olanda, no? che ha cambiato il calcio del secolo scorso, cioè questa aggressione sugli avversari già alti, di modo che se tu rubavi la palla, no, a qualche giocatore che non era abituato a essere aggredito alla sua metà campo, era già un pericolo di partenza. Radice fu uno di quelli che per primo capì questa cosa. Io in assoluto credo che l'allenatore, quei giocatori arrivati, giocatori bravi, giocatori di Serie A, non debba fare dei danni, per cui non do un grande merito agli allenatori, in assoluto, senza averci col lavoro allenatore, voglio dire. Però ci sono dei momenti storici in un secolo, ce ne sono 3, 4, 5, nei quali gli allenatori possono portare avanti il calcio un po' più velocemente che non come lo facesse magari naturalmente. E Radice è stato uno di quelli che ha portato avanti il calcio nel secolo scorso. E anche le scelte dei giocatori, perché nell'estate del 75 portò te e Patrizio Sala al Toro, magari liquidando qualche vecchia bandiera, e nessuno pensava poteste vincere magari lo scudetto subito. Si fanno sempre delle scelte, delle volte vanno benissimo, delle volte meno bene, però io sento i direttori sportivi, no? Come le società, che
che dicono gli acquisti che hanno fatto. Adesso c'era Beltrami dell'Inter che raccontava quando aveva preso questo e quell'altro, però non raccontava quando Paolo Rossi faceva la riserva, voglio dire, per cui è normale, no? Cioè, tutte le società indovinano, tutte le società sbagliano e quando vinci si dà questa imprimatur, no? di anche avere fiuto dei cambi, però è naturale che in una carriera si sbagli delle scelte, si sbagli, no? E si indovinino delle scelte. Ecco, e poi alla storia è passato lo scudetto, ma voi fino al 79 lottaste per lo scudetto con Radice, 77 secondi, 78 secondi, 79 fino a quel Torino lottavate per lo scudetto. Poi Radice oltretutto ritorna all'84-85 con Junior che va nuovamente secondo, cioè davvero non solo uno scudetto vinto ma tanti sfiorati. Beh, per me parlare di Radice sono una porta aperta, voglio dire, chiaramente lui era un valore aggiunto anziché uno che non doveva solo fare degli errori, per cui poi l'ambiente a Granata lo conosceva benissimo, però ragazzi lo vedete voi anche adesso, no? O sei la Juve, o sei il Milan, sei l'Inter, se no un altro club fa fatica a stare a quel passo, perché sono troppe le differenze. E una grande società può vincere lo scudetto senza una grande squadra, ma una grande squadra senza una grande società lo può fare un'altra fatica, per cui io sono stato contentissimo di aver vissuto al Toro, però è chiaro che se parli di tradizione, no? Di abitudine tutti gli anni a fare degli investimenti, essere a un certo livello, si parla di Milano, si parla di Juve, si parla di altre squadre, infatti. Siamo Pecci, domani pomeriggio sarà al Museo del Toro, premiato nella Hall of Fame, mi sembra il concerto Salvatore della Fondazione Filadelfia, ex presidente storico della Fondazione Filadelfia. Messaggi poi di Roberto Cavallo. Sì. No, facciamo solo di Roberto Cavallo, approfittiamo per chiedere un ricordo di Pecci che ha fatto 6 anni, non solo lo scudetto, poi insomma ha giocato anche altro alla Fiorentina, però diciamo nella storia del Toro Pecci ha lasciato un segno importante. Sì, Eraldo è un uomo, oltre che essere stato un giocatore di grandissimo spessore, e non sto alludendo alla sua attuale forma fisica, è un uomo di grandissimo spessore che sa prendere il calcio anche con la leggerezza con cui il calcio va preso. È un uomo che ancora oggi io seguo con grande attenzione, perché lui è uno drammatizzatore. In campo era un grandissimo campione, io l'ho adorato Eraldo Pecci, e consiglio veramente a tutti di leggere il suo libro, che io ho letto già da tempo, perché è un libro bellissimo. Il tono un po' tardi, in cui si raccontano degli aneddoti anche ai più sconosciuti dell'anno dello scudetto, è veramente una lettura, non mi paga Pecci per fargli questo, sì, questo spoiler, questo spoiler è un libro veramente da leggere, grandissimo Eraldo Pecci, uomo e giocatore di enorme spessore. Messaggi da casa? Sì, perché ci scrivono che Schurz piace molto a un club spagnolo, quindi di cercare di non fare questo errore momentaneamente. L'Atletico Madrid, sì. Ma no. Quindi non meno di 50 milioni, scusa. Ma esatto. Certo. Poi la Serbia ha perso, per cui i serbi tornano alla base, ma questo direi meglio per mister Juric. Non subitissimo, fanno un po' di vacanza, poi tornano. Esatto. Scambio alla pari, Lukic Kumbulla della Roma. Allora, Kumbulla è, insomma, io mi fai idea qualche suo titolo, no? Ruoli diversi, poi. Con due ruoli diversi. In questo momento non serve Kumbulla, un giocatore che Kumbulla, a Verona con Juric. Il Torino non ha bisogno di difensori. No, beh, se parti Gigi però in scadenza. Ma no, ma non lo vendi a gennaio, se no ti scade. Ma Kumbulla non vale Gigi, mi tengo Gigi tutta la vita. A parte che Kumbulla gioca più sulla sinistra, a destra non ci gioca Kumbulla. Dopo avremmo il problema di chi giocherebbe Zima a destra. Gigi dovrà non è pensarci caso. Due volte prima di andare a fare Gigi Gigi da cercare di convincere. Ma Gigi soldi. Perché è un uomo di Juric. Sono i procuratori. Kumbulla è uomo di Juric. Ma Kumbulla lo stesso Juric, se fosse veramente un suo uomo, l'avrebbe un pochino convincato. Invece Juric è stato quello che ha impedito a De Nayer, disastroso, di venire al Torino grazie a Vagnati, e si sono spostati su Schurz, grazie anche alla sua testardaggine nel non volere giocatori che non messaggi.
Anche se mi spiace che Natalino non condivide, per me De Zerbi è un grandissimo. Ma lascia allenatore. Perdere, non lo sa niente. Ma totalmente lo condivide. Ma vedi che non sa niente, esatto. Quello lì. Ma allora, poi arriva, sta in quella fase. Ma per favore, guarda, contesto. No, però De Zerbi gode di buona stampa. Ma lascia perdere. Gode di buona stampa. Sono d'accordo. Non mi far dire cose che non voglio dire. De Zerbi, ti piacerebbe se io ci andasse via? Come? De Zerbi, se io ci andasse via, lo prenderesti? Allora, io se Juric andasse via avevo già il mio trittico ed era Lucarelli, Sottil, Asta. Sì. De Zerbi finora ha dimostrato di essere un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, quindi perché no? Lo metterei nel poker insieme agli altri tre. Direi, con il benestare di Natalino, perché non voglio farlo arrabbiare. No, ognuno ha le sue opinioni. Intanto quindi, non c'è bisogno di dire nulla. Ognuno ha le sue opinioni, le opinioni tutte sono ascoltate e apprezzate. Messaggi. Vedete un po' quello che ha realizzato la Viola con il suo nuovo centro sportivo e paragonatelo al nostro Robaldo, è semplicemente imbarazzante. Si è venuto Vlahovic, Chiesa, e per tutta la Juve, quindi non so se... Sì. Poi ci scrivono... Cosa ne pensate della vicenda di Shomurodov che ha detto di no alla Cremonese? Che può venire al Toro e far bene, insomma. Potrebbe essere un bel segnale. Potrebbe essere un bel segnale, sì, ottimo, ottimo. Non fa impazzire. Vabbè, però almeno una punizione. Forse non sposta gli equilibri. No, direi proprio no. Buonasera, chissà se arriverà un attaccante dal Mondiale. Dal Mondiale non direi che ci serve molto, insomma. Non... No. Quelli bravi sono già in squadre più ricche. Sono fuori budget. Poi per il Mondiale viene ingannevole. Pensate a Todoschi Laci, che uno aveva pagato 200 milioni nel 90 e poi non ha fatto molto dopo il Mondiale. Poi ci fanno i complimenti. Vediamo un attimo. Sì. Poi. Speriamo che Cairo non aspetti alla fine del calciomercato per fare qualche cosa. In realtà succede così perché costano meno gli ultimi giorni, però guardate il calendario intenso a gennaio, quindi saranno passate molte giornate, anche se il campionato finisce a giugno, forse c'è un posto in più se la Juve viene esclusa dalle coppe. Buonasera, scusate, perché dobbiamo parlare di cambio di allenatore? Abbiamo Juric, ma se proprio si deve cambiare io tornerei a Nicola, sempre per sempre un cuore granata, certo. Grazie e forza. E Juric potrebbe andare via, perché ha molte offerte anche dal Nottingham, non mi confermi Renato che in Inghilterra... Leeds e Nottingham Forest. Anche Leeds! Leeds United e Nottingham Forest, sono le due squadre che... Quindi segue sempre il destino di Bayer Clough, Nottingham e poi Leeds. Leeds male, Nottingham due campioni. Cairo ha detto di puntare sui giovani e anche sulle accademie. Sono sempre più convinto che i giocatori granata devono essere e nascere dal vivaio. In Italia abbiamo molti ragazzi che vogliono indossare la maglia granata. Diamo spazio a questi giovani, magari riusciremo a fare una squadra più consapevole. Cairo sono un po' piccolini però. Alessandro, buongiorno. È per questo Alessandro, che potrebbe essere utile la fase intermedia della squadra B, per dare comunque uno sbocco a questi giovani che diversamente... vengono svincolati dopo la primavera. Poi vediamo un attimo. Quindi tu diresti Milik, Rauti, mi vengono in mente un po' di avrebbero giocatore. Trovato spazio, si sarebbero fatti le ossa e più meritevoli avrebbero magari potuto trovare spazio in prima squadra. Diciamo che ci vorrebbe questo nuovo ministro dello sport che viene dal calcio, dovrebbe operare in maniera di abolire, di vietare questa legge che favorisce troppo l'ingaggio dei giocatori stranieri rispetto agli italiani, almeno quello. A gennaio una punta di spessore e un centrocampista di livello, altrimenti addio sogni d'Europa. Sono 40 milioni però, cioè un centrocampista. Un attaccante da 20 gol, che comunque metà sono già 10. Dove sono 40 milioni, che non ci sono in cassa proprio, non c'è speranza. Fare il toto allenatore a questo punto della stagione con Juric è un po' da masochisti. No, perché ci sono due ipotesi. L'ipotesi A, Juric raddoppia fino al 2025. In realtà lui ce l'ha il 24, ma... Il 24 è escluso, o va via il 23 o va sta fino al 25. Se lascia raddoppio. Infatti abbiamo la vita, non so se l'avete visto, lascia raddoppio lo storico. Quindi in realtà, lascia raddoppio. Eccoli lì. Per me Joao Pedro ci avrebbe fatto comodo. Ecco, non so se Roberto Cavallo è collegato, Joao Pedro si è spaccato. Tre mesi infortunato, quindi... Forse tre mesi, non sappiamo ancora. Salta Joao Pedro, perché si è fatto male, sembra tre mesi di infortunio, quindi salta ogni ipotesi di Joao Pedro. Sei preoccupato di questa notizia, Roberto Cavallo? Io sono molto, sono estremamente dispiaciuto da questa notizia, perché contavo moltissimo sull'arrivo di Joao Pedro, prima punta
che può fare il centrocampista, che metteva Juric, sto bravo, Nola sicuramente non arriverà. Condivido il parere degli ascoltatori che scrivono che dobbiamo assolutamente prendere una prima punta di peso, ma io aggiungo di più, vado oltre, dobbiamo prendere una prima punta basta, dobbiamo assolutamente prendere. A gennaio, chi è che ti dà una punta che ti segni 15 gol e che costi poco? Nessuno. Nessuno, cioè. Probabilmente nessuno, però qualcuno che anche faccia la punta di ruolo e basta, nel senso che noi abbiamo bisogno di un riferimento che poi segni naturalmente. Cioè un Pavoletti, dico Pavoletti? Ma va bene, Pavoletti va bene, va benissimo Pavoletti. Luigi, Pavoletti anche piace? Forse ne avete parlato prima, sì. Forse no. No, Pavoletti. Una delle idee di Juric era quella di provare a fare il 3-5-2, cioè di fare giocare insieme Pellegri e Sanabria. Anche se poi ti avanzano qua tre sottopunte, perché la mia Ciucrado dice Blasi, si aggiunge le Pratt. Ne gioca solo una, insomma, qualcuno può scontare. Tra i vari nomi non fatti. Non sempre, naturalmente, certo. Non come modulo ufficiale, certo. Ma in alcuni momenti delle partite, secondo me, poter a disporre di due punte certo. Vere in campo potrebbe essere una cosa molto utile. Anche perché Luigi Bonomi, con due punte c'è grande vantaggio, con Sanabria e Pellegri, che togli Cavamore al campo. Quello, anche, vabbè, sì, quello anche è un altro tuo pallino negativo. No, ma ha ragione. Però noi abbiamo assolutamente bisogno di un attaccante. Io propongo anche l'acquisto di Riganò, del vecchio Riganò. Va bene anche mamma lui. Allora, ma secondo me dobbiamo ampliare la rosa, soprattutto. Sì, allora, possiamo, io non so com'è possibile, ma a fare acquisti, siamo già a 10:25, dobbiamo già finire la puntata. E oggi è veramente volata. Volate veloce, molto velocemente. Abbiamo detto tanto, salutiamo Alberto Cavallo, grazie per gli interventi, ti aspettiamo lunedì. Grazie Maritano, grazie a Daniele Bellis, Luigi Bonomi, che ha interpretato anche Alfredo Dick, il fondatore del Toro. Grazie a Nefossati, Nato Dubè, in energia ovviamente, Lorenzo e Luca. Diamo gli appuntamenti con quelli che hanno dato. Assolutamente sì, perché saremo sempre in diretta sia lunedì che il venerdì dalle 20.30 alle 22.30, anche in questo momento che il Toro partirà per Murcia, per San Pedro. San Pedro e... Sì. Ci saremo anche noi, ci saremo, sì. Non subito, ma ci arriviamo. Noi vi racconteremo. Quindi immagini, secondo me, amichevoli, insomma, quindi... Gemellaggio con l'Espagnolo. Avrai l'esclusiva televisiva del... No, ci accontentiamo di essere. Babbo Natale. Gemellaggio con i Pericos dell'Espagnolo. Allora, grazie al seguito, buon weekend a tutti. Buon weekend e sempre Forza Toro. E buon...